Onorevole Lara Comi, come deve essere affrontata questa situazione a Ventimiglia che sta veramente diventando esplosiva? Ma sicuramente senza nessuna strumentalizzazione, cioè qui non c'è colore di partito, è un problema che deve essere affrontato tutti insieme, quindi bisogna partire dai comuni attraverso la regione e quindi l'ambito nazionale e europeo. Quello che succede a Ventimiglia è il grande rischio che temavamo, nel senso che i clandestini rispetto ai profughi avranno anche da altri stati europei un effettivo blocco. Allora, quello che noi richiediamo all'Europa, oltre alle quote obbligatorie per quanto riguarda i profughi, è di riportare i clandestini, quindi coloro che non hanno in questo caso dei diritti per richiedenti asilo in Libia. Questo controllo però deve essere fatto d'ora in poi in Libia stessa, sul territorio, come abbiamo indicato nella risoluzione del Parlamento europeo. Quindi serve una distinzione tra profughi di guerra e clandestini. Esatto, assolutamente sì, questo l'abbiamo chiesto in più di un'occasione, anche perché dalle analisi fatte i profughi su un totale di 100 sono quelli che ottengono dopo e hanno il diritto come profughi solo il 10%. Quindi il 10% poi su questo è un fatto gestibile rispetto ai rimanenti che invece sono clandestini e che non riusciamo a controllarli e a sapere poi dove vanno. Ecco, a livello di Parlamento europeo come si sta commentando quanto accaduto in Italia? Guardi, adesso noi abbiamo questi giorni e analizzeremo il caso di Ventimiglia. Naturalmente l'Europa in questa circostanza, io parlo più di Consiglio europeo, quindi bisogna porre una grande differenza, perché come Parlamento e Commissione abbiamo già espresso grande solidarietà, ma oltre alla solidarietà abbiamo portato avanti dei programmi e dei progetti concreti, come le quote obbligatorie, come gli aiuti anche economici alla Libia, come il corridoio umanitario, come il fatto di cercare un aiuto trasversale. Detto questo, ci sono i singoli Stati membri che fanno quel che vogliono. La proposta che io ho fatto è quella di tagliare i fondi strutturali di coesione a coloro che non accettano sia le quote obbligatorie, ma che non indicano questa solidarietà in modo concreto.